Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, principali titoli della mattina. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Catania in merito al decesso di Nicole Di Pietro, la piccola, nata il 12 febbraio 2015 alla clinica Gibbino, è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Ragusa. Manifesti funebri in onore di Matteo Messina Denaro sono apparsi a Orgosolo, piccolo comune della Sardegna, ciò a poche ore dalla tumulazione della salma del boss nel cimitero di Castelvetrano. Migliore il rating della regione siciliana, l'agenzia Fitch ha rivisto il proprio giudizio sul credito a breve termine, incrementando la valutazione da F3 a F2. Soddisfatti il presidente Schifani e l'assessore all'economia Falcone. Un 47enne catanese è stato arrestato dai carabinieri per minacce e violenze sulla sua ex compagna. L'uomo in un'occasione avrebbe detto alla donna che era pronto a ucciderla se non avesse scelto di continuare la loro relazione. Tra circa 4 anni il 90% degli attuali operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana andrà in pensione e non c'è un ricambio generazionale. Questo l'allarme lanciato dal sindacato UGL durante il congresso nazionale che si è tenuto a Palermo. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.